Una visita a metà tra il privato e il pubblico in occasione dei 150 anni delle relazioni tra Italia e Giappone. I principi del Sollevante, Akishino e la moglie Kiko, hanno passato la giornata in visita a Firenze, a partire dal piazzale Michelangelo, poi l'opificio delle Pietre Dure, per vedere la porta del Battistero e l'adorazione dei Maggi di Da Vinci, attualmente in restauro, e la Specola, momento ufficiale a Palazzo Medici Riccardi, accolti da Brenda Barnini, vice sindaco della città metropolitana, e dall'assessore alle relazioni internazionali Nicoletta Mantovani. Nemmeno a farlo apposta, Nardella si trova in Giappone, dove rappresenterà l'Italia al G7 sull'ambiente. I reali hanno assistito all'esibizione dei bandierai e a un concerto di musica tradizionale giapponese, oltre a una versione nippo-italiana di Volare, cantata dai più piccoli. Non sono mancate le deroghe al rigido protocollo, come al mercato di Sant'Ambrogio, dove i principi si sono intrattenuti con ortolani e macellai, portando a casa anche qualche prodotto tipico. Perché il protocollo in effetti rigido lo è, come i principi, pensate, non possono stare in piedi più di 5 minuti, vietatissimo tagliare la strada al loro passaggio, rivolgergli domande o allungare un microfono verso di loro. E non si tratta neanche, per chi non masticasse bene la dinastia giapponese, del diretto erede al trono. Akishino è infatti il secondo genito dell'imperatore. È però l'unico ad avere un figlio maschio, suo fratello e la moglie, la famosa principessa triste, hanno una femmina. E visto che la successione in Giappone è solo maschile, diciamo che il principe fiorentino è il padre del futuro imperatore. Il cinquantenne Akishino è comunque il secondo nipote del noto Hirohito, 124esimo imperatore e l'ultimo ad essere considerato di natura divina. Aver perso la seconda guerra mondiale ha poi ufficialmente fatto diventare umano anche lui e i suoi discendenti.